ovvio che la forza, senza il sapere, porta a dispersione, perché uno fa tanta fatica, che ne so, vuoi tagliare un pezzo di legno con una sega senza denti, fai una grande fatica, ma non tagli quasi niente. Allora bisogna fermarsi ogni tanto ad affilare la rama, ed è quello che abbiamo iniziato a fare qui. Ora, visto che parliamo di invisibile, è giusto capire come noi entriamo in relazione, partendo dal presupposto. Ci siete? Che siamo qui fisicamente, ma insieme al nostro corpo c'è anche la nostra energia. E la nostra energia non finisce dove finisce il nostro corpo. La nostra energia è molto più grande del corpo. Ovvio che questa cosa molti di voi non la possono vedere, alcuni hanno difficoltà a crederla, ma per chi avrà voglia di vedere le cose ti verranno a cercare e le vedrai, così come tu hai cercato e trovato, io creo il mio destino. Adesso è necessario parlare di quella che è la forma volontaria di entrare nell'invisibile, cioè di iniziare a connetterci volontariamente. È vero che siamo sempre connessi, ma ci sono dei momenti, per esempio quando noi dormiamo, che accadono delle cose particolari, ok? Lo so, molti dicono, sì, quando accade che succede? Che sogno, dormo, no, mio marito russa. In realtà noi possiamo entrare nell'invisibile quando? Tutte le volte che vogliamo, dice, quando meditiamo, esatto, adesso parleremo anche di che cos'è la meditazione. Ma se tu, per esempio, per un attimo, fai questo esercizio con me, per un attimo inizia ad ascoltare e a non vedere, no? Inizia ad entrare in uno spazio dove non c'è vista, perché non guardi con gli occhi. Ecco, in questo momento tu sei connesso all'invisibile, perché non stai guardando con gli occhi, giusto? Apri gli occhi adesso. Hai fatto qualcosa, hai continuato a sentire la mia voce, ma eri qui e ora ascoltando altri sensi, l'udito, puoi sentire il tatto. E una volta, una delle prime volte che ho portato Annalisa sul palco, lei mi stupisce praticamente tutte le volte, tira fuori cose che perle. Una volta una persona dal pubblico disse, dice, ma come hai fatto, Annalisa, a realizzare tutte queste cose? Cioè, senza vedere, poter raggiungere obiettivi come vincere Sanremo, quindi studiare, salire su un palco, vincere Miss Italia, correre, no? Fare anche le Paralimpiadi. Insomma, come hai fatto? Cioè, lei ha detto, certo, per te le cose si realizzano con la vista, invece per me è stato più facile raggiungere i miei obiettivi. Sai perché? Perché ho avuto più tempo per visualizzarli. Perché se ci pensate, il vedere distrae. Perché se io voglio 10 milioni d'euro sul conto corrente, vado ad aprire il conto e vedo che ci stanno 10 euro, mi condiziona. Dico, ma io non li vedo 10 milioni. Se io voglio avere 30 kg in meno, poi mi specchio e vedo che ho 30, cioè i miei chili, mi demotivo. Una persona che non vede non può vederle queste cose. Ok, io mi immagino di la mia forma ideale e faccio le mie cose nella giornata visualizzando quello che io voglio ottenere. Quindi da una parte è difficile al lato pratico fare delle cose senza vedere, ma in realtà noi con la vista perdiamo l'opportunità di vedere quella parte più importante, che non sono gli occhi. E per questo c'è un passaggio, secondo me, che nella vita di una persona ci deve essere, che è il considerare la meditazione. La meditazione, signori, non è solo chiaro? Ci sono diversi tipi di meditazione. Iniziamo a capire che cos'è la meditazione. La meditazione è in generale una pratica che si utilizza per raggiungere una maggiore padronanza delle attività della mente, in modo che questa divenga capace di concentrarsi su un solo pensiero, su un concetto elevato o un preciso elemento della realtà, abbandonando i soliti pensieri spiccioli e divenendo assolutamente acquietata, pacifica. Nell'ambito della psicosintesi è definita uno stato della coscienza ottenuto mediante l'indirizzamento volontario dell'attenzione verso un determinato oggetto. Allora, ricettiva e riflessiva. Sostanzialmente, questa è una definizione classica che potete trovare ovunque della meditazione, ma all'atto pratico la meditazione non riguarda la mente, al contrario.
rallenta il pensiero. In realtà la ricettiva è l'assenza di pensiero, il concentrarsi su un qualcosa abbandonando quell'attività frenetica, osservando magari quei pensieri come una persona che vede il traffico delle macchine che passa. Non significa toglierli i pensieri, ma significa dissociarsi.